Da opposizione responsabile e costruttiva, quale quella che sto cercando di portare in consiglio comunale, ieri ho suggerito all'amministrazione, dato i 100 milioni di euro che il governo regionale sta mettendo a disposizione per le province, le nuove province siciliane, di cui 10 milioni per le province più piccole, di darsi da fare capire quali sono i percorsi. Ho presentato già degli ordini del giorno e quindi ho già citato rispetto alla necessità di avere intanto un piano generale del traffico urbano che deve essere aggiornato, di cominciare a lavorare sul piano urbano della mobilità sostenibile. Due strumenti importanti alle porte della discussione necessaria del piano regolatore generale che vanno tutte nella direzione della mobilità sostenibile, della riduzione dell'inquinamento. E due strumenti che se fossero già stati pronti entrambi avrebbero dato ancora più forza per accedere a questi fondi per diciamo, costruire dei parcheggi. Parcheggi che sono importanti a Marina, parcheggi che sono importanti a Ragusa Ibla, parcheggi che sono importanti per diciamo, la organizzazione del traffico. Quindi chiedo all'amministrazione di darsi da fare per accedere a questi fondi. È importante anche l'adesione da parte del Comune, anche su questo ho fatto ordine del giorno per quanto riguarda la settimana europea della mobilità sostenibile che avverrà dal 16 al 22 settembre. Questo è un altro segnale. Un altro segnale importante è quello di avere il Mobility Manager, che è un'altra proposta che voglio mettere in campo perché noi dobbiamo scommettere non per motivi ideologici, ma per motivi ideali di giustizia e di giustezza per la città su una Ragusa più verde, su una Ragusa che scommette sull'innovazione e sulla riduzione dell'inquinamento complessivamente. Quindi è un altro atto che va in una forma di collaborazione nei confronti dell'amministrazione, sì dall'opposizione, ma assolutamente costruttiva e proponente.